Volevo cominciare da un luogo a me familiare. Questo punto di partenza poteva essere dove sono nato, poteva essere un luogo, insomma, a cui ero particolarmente affezionato. E al di là del luogo dove sono nato, che è la Bergamasca, un altro luogo che ho frequentato molto e che mi aveva molto colpito, visto che volevo toccare il tema della provincia, era il Sulcis Iglesiente. Quando sono stato nel Sulcis ho vissuto la provincia quasi amplificata, allo stato assoluto. Era un luogo ex minerario, sono paesini piccolissimi nati all'interno di un contesto economico che era legato alle miniere. Le miniere hanno chiuso completamente a metà degli anni 60. Lì tutto un territorio è rimasto senza quella che era la base economica o il sistema economico che l'aveva retta per secoli addirittura. A parte del mio viaggio in Italia, ho un aspetto che vorrei toccare nel viaggio in Italia che ho appena cominciato, è proprio questo di piccole realtà periferiche che fanno parte di una sorta di territorio fantasma. Voglio dire, delle realtà che avevano una sorta di senso economico, sociale, che è venuto meno nel tempo e soprattutto di recente, che quindi sono le classiche realtà che si stanno spopolando e che rimangono così, insomma, sono quasi dei punti di domanda. Nel momento in cui il viaggio voleva partire, mi sono trovato in questo paesino piccolissimo che conosco bene, che è Perdajus, e mi sono ritrovato in Dakar con un gruppo di musicisti e ho visto proprio fisicamente svilupparsi questo progetto in cui, non so, degli strumenti come le launeddas che fanno parte della tradizione sarda e un chitarrista, cantante come Balia, che in Sardegna è veramente uno dei musicisti più conosciuti, più amati, confrontarsi e che non sono poi usciti moltissimo dalla realtà sarda, confrontarsi con dei suonatori di kora, dei suonatori di kalam, dei suonatori di balafon, che sono degli strumenti tipici di là e hanno fuso sonorità, ed è uscita questa cosa. Come ho dichiarato nel progetto, non mi interessava rispettare in maniera assoluta non so, quelli che sono i paletti, non so, per esempio, il confine nazionale piuttosto che il confine culturale o politico nazionale. Quando ero in Africa, cioè quando ero in Senegal, a Dakar, muovendomi lì e incontrando le persone, eccetera, eccetera, mi rendevo conto quanto per me per fare un viaggio in Italia potesse addirittura bastare fare un viaggio, bastare insomma. Poteva ampliarsi e diventare un viaggio in Africa, proprio perché arrivando lì e stando lì qualche giorno ho avuto delle chiavi di lettura, importanti per entrare in complessità che sono qui e che non avevo minimamente considerato prima. Allora, la forma che assume questo viaggio ancora non la conosco del tutto. Vorrei che ogni regione o comunque ogni luogo mi portasse a fare un progetto diverso, unico. Per cui la cosa che è stata fatta adesso nel Sulcis Iglesiente, la cosa che verrà fatta a Bergamo, la cosa che verrà fatta con ogni realtà con cui collaborerò, arrivasse a costruire quella che volevo appunto essere una mappa eterogenea, abbastanza chiaramente parziale, ma che facesse emergere alcuni aspetti non del mio viaggio, ma dei luoghi. Quindi è un viaggio che non deve mettere il focus sulla figura del viaggiatore, cioè del cliché del viaggio in Italia. Spero che escano un sacco di lavori belli. Questo vorrei. Qui in Querini, Stampalia, invece ho cercato degli spazi che come questo non esistevano. Qua c'era il vetro, era fatto solo per scaricare materiale. Sono detto, sarebbe bello riuscire a sfruttare questo spazio molto piccolo per creare una cosa quasi a misura di persona, che fosse chiuso, nel senso raccolto, chiuso è la parola sbagliata, raccolto, ma che fosse completamente, ti buttasse fuori, no? Ma non è l'unico spazio che utilizzerò. Cioè, nel corso della mostra crescerà insieme alla prima tranche del viaggio,
e andrà a occupare altri spazi che però hanno lo stesso carattere, cioè sono spazi laterali, non spazi espositivi, sono degli spazi dove inaspettatamente, ok, si trova qualcosa, che è anche un po' quello che mi interessa del viaggio, il fatto di darti più del previsto. Ah, i drappi. Mi interessava mettere qualcosa che si agitasse con il vento, fosse in continuo movimento, sbattesse un po' di qua, un po' di là, si alza, scende. E ho scelto un'immagine che è una delle immagini che ci saranno. È un'immagine, anche in questo caso, di ingresso o di approdo. È una spiaggia, diciamo, una costa di Linosa, che tra l'altro è l'ultima isola sulla placca europea, quindi quasi non solo geograficamente, proprio geologicamente, è come un luogo di confine, no? In questo caso tra l'Europa e la placca africana. Per cui mi fa capire che questo primo intervento è soprattutto fuori, perché lo vedi lì, poi ne vedi qualche coda qui, la musica la senti già da là. Insomma, si prende qualcosa che è fuori. Questo è il motivo della scelta di quello che, insomma, ho portato qui adesso. Però per me è un punto di partenza, in effetti è una specie di porticciolo, voglio dire. Basta. Però poi va avanti, ci divertiamo un sacco, poi vi dico. Però adesso è così.